Benvenuto Rodolfo Fracassi, direttore e cofondatore di Mensa & Partners, al quale vogliamo chiedere innanzitutto un primo bilancio del 2019 su come sta andando e in seconda analisi, dato che è il tema principe del Salone del Risparmio, come voi interpretate la sostenibilità? Grazie a voi per averci invitato. Il 2019 è incominciato nel modo migliore possibile, infatti c'è un grandissimo incremento di quella che è l'attenzione verso i temi della sostenibilità, come anche testimonia il Salone del Risparmio di quest'anno. Noi ci occupiamo di questi temi da oltre 10 anni, abbiamo affermato la nostra posizione di leadership nel mercato italiano come investment advisor, quindi come partner essenzialmente delle più importanti private bank del nostro paese. Aiutiamo a fare la selezione degli investimenti sostenibili, la selezione dei gestori, e questo un po' anticipa anche quello che è il nostro approccio. Fa parte del nostro modo di lavorare, perché ci siamo sempre specializzati nel fare la valutazione e selezione di investimenti sostenibili, costruire portafogli multi asset bilanciati globali, quindi tipicamente gestioni patrimoniali ma anche gestioni per investitori istituzionali a 360 gradi, ma sempre esclusivamente con il focus su sostenibilità e impatto sociale e ambientale. Per fare un esempio tra tanti, quando andiamo a fare la selezione dei gestori abbiamo sviluppato una metodologia che ci permette di guardare in maniera veramente molto approfondita quelle che sono tutte le dimensioni e le dinamiche dei fondi o delle strategie di investimento. Da una parte guardiamo la casa di gestione, quindi quanto è sostenibile il gestore a 360 gradi, il team, l'esperienza del team che gestisce i capitali, poi anche quella che è l'integrazione delle variabili ESG, quindi le famose variabili ambientali e sociali di buon governo nella strategia di investimento, e poi anche le singole holding nel portafoglio. E siamo anche in grado di poi misurare una serie di metriche di impatto sociale e ambientale, in modo tale che da una parte si costruiscono dei portafogli molto solidi, molto ben strutturati dal punto di vista finanziario, ma anche di sostenibilità, e poi si riporta ai clienti non solo i risultati finanziari, ma anche dei risultati molto chiari, molto trasparenti sul lato ambientale e sociale di buon governo. Grazie.